Questo è il villino di San Lazzaro, la casa di campagna che Piero Calamandrei descrive nel suo inventario. Un libro del 41 scritto negli anni bui del fascismo, in cui va alle memorie dell'infanzia, alle memorie del paesaggio, per riconsolarsi in qualche modo dell'angoscia di quell'epoca. Un libro per il quale ricevette lettere di ringraziamento che conserviamo proprio qui nell'archivio biblioteca di Montepulciano. Lo avrai, camerata Kesselring, il monumento che pretendi da noi italiani. Ma con che pietra si costruirà, a deciderlo tocca a noi. Non coi sassi affumicati dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio. Non con la terra dei cimiteri dove i nostri compagni giovinetti riposano in serenità. Non con la neve inviolata delle montagne che per due inverni ti sfidarono. Non con la primavera di queste valli che ti vide fuggire, ma soltanto col silenzio dei torturati, più duro d'ogni macigno. Soltanto con la roccia di questo patto giurato fra noi uomini liberi che volontari si adunarono per dignità, non per odio, decisi a riscattare la vergogna e il terrore del mondo. Su queste strade, se vorrai tornare, ai nostri posti ci ritroverai, morti e vivi con lo stesso impegno, popolo serrato intorno al monumento che si chiama ora e sempre Resistenza. Epigrafe per i caduti di Cuneo di Piero Calamandrei. Tu sai chi era Piero Calamandrei? No. Tu sai chi era Piero Calamandrei? Era un sostenitore della Resistenza nella Seconda Guerra Mondiale. No. Tu sai chi era Calamandrei? No. Non lo sai? Tu lo sai chi era Calamandrei? Sì, era un sostenitore della Resistenza nella Seconda Guerra Mondiale. Chi è che ha scritto la Costituzione? Boh. Io so io. Tra tutti anche Piero. Piero Calamandrei con altri turisti. Volevi dire con altri giuristi? Piero Calamandrei nacque a Firenze il 21 aprile 1889. Il padre Rodolfo, avvocato e giurista, fu deputato repubblicano a Firenze nel quartiere. Questo discorso certamente me lo sentirò fare. Ma come avrei potuto stare a Firenze e farvi qualcosa di ufficiale, anche semplicemente insegnare o fare l'avvocato a contatto con quei delinquenti? Quale fu il tipo di opposizione di Calamandrei al fascismo? L'opposizione di Calamandrei fu un'opposizione di carattere morale, un'opposizione etica, che poi fu l'opposizione caratteristica degli intellettuali, dei grandi intellettuali di quegli anni. Basta pensare a Croce e Einaudi, lo stesso Salvemini. Fu un'opposizione di coloro che avevano rifiutato il fascismo, prima di tutto per ragioni morali. Era un'opposizione all'abuso di potere, alla superchieria e nello stesso tempo anche a una certa goffaggine dei riti fascisti, una resistenza contro la retorica fascista, in difesa, diremo così, di uno stile più limpido, più sobrio, più chiaro, più incisivo e più realistico. Questa è stata l'opposizione di Calamandrei, che poi è espressa molto chiaramente nei diari, che sono l'ultima opera pubblicata, un'opera importantissima perché mostra qual è stato giorno per giorno lo stato d'animo di un intellettuale, di un uomo di cultura, di un uomo che apparteneva a quella che io chiamo l'Italia civile, nei confronti d'Italia barbara.
Calamandrei si reca a Roma Liberata, dove incontra il figlio Franco, che fu uno dei più attivi protagonisti della Resistenza, ed apprende che il figlio arrestato riuscì ad evadere prima di essere portato alle carceri tedesche di via Tasso. Qui, il 20 luglio del 1944, il colonnello Spicer della commissione di controllo interalleata gli offre il posto di sindaco di Firenze non appena sarà liberata. Calamandrei rifiuta, sa che il Comitato di Liberazione Toscano ha già designato Gaetano Pieraccini. Nell'agosto torna a Firenze subito dopo la liberazione. A suoi occhi appaiono le profonde ferite inferte dai nazisti. Ma quale potenza di solidità statica in quella morbidezza di linee. I guastatori tedeschi ci si dovettero rifare più volte. I professori devono fare il professore. E i deputati il deputato. Fare insieme tutte e due le cose non si può. Io, in ogni modo, non ci riesco più. Unità Popolare raccolse alle elezioni del 7 giugno 1953 appena 300.000 voti e non riuscì ad eleggere nemmeno un deputato, ma impedì che scattasse la legge maggioritaria, chiamata dall'opposizione legge truffa. Questa legge prevedeva, per la coalizione che avesse raggiunto la metà più uno dei voti espressi, l'assegnazione in premio di un certo numero di seggi in Parlamento. La coalizione formata dai democristiani, socialdemocratici, liberali e repubblicani ottenne solo il 49,8% dei voti. Cosa rimane oggi della sua opera di giurista e soprattutto di costituzionalista? Professore, vorrei sapere qual è stato il ruolo di Calamandrei alla Costituente. Ma Calamandrei andò alla Costituente come rappresentante del Partito d'Azione. Il Partito d'Azione nella primavera del 1946 aveva presentato un programma proprio per le elezioni della Costituente, che era un programma di riforme istituzionali molto incisive. Il Partito d'Azione puntava alla costruzione di una democrazia sociale che era centrata su due aspetti: repubblica presidenziale e riforma in senso fortemente autonomistico dello Stato, uno Stato regionale ai confini del federalismo. E Calamandrei sviluppò con molta coerenza questo programma che gli era stato affidato dal suo partito. Però mise nei suoi interventi, nel suo lavoro di costituente, anche una serie di tocchi personali che derivavano dalla sua formazione culturale, dalla sua preparazione tecnica e anche dal suo senso morale. In pratica Calamandrei intervenne nel lavoro della costituente su quattro punti fondamentali. Il punto delle libertà individuali e sociali, su cui Calamandrei sosteneva l'esigenza di fare norme precise, norme precettive, non norme programmatiche o generiche. Il punto della forma di governo, dove Calamandrei proprio affermava una repubblica presidenziale con un capo dell'esecutivo eletto dal popolo intorno a un programma di legislatura. La parte, il punto relativo alle garanzie giurisdizionali, dove Calamandrei fu relatore nella seconda sottocommissione, relatore sul potere giudiziario e relatore sulla Corte Costituzionale, e poi il punto relativo ai rapporti tra Stato e Chiesa, cioè la battaglia che Calamandrei fece contro l'articolo 7 della Costituzione. Sul problema delle libertà individuali e delle libertà sociali, il senatore Ruffilli esprime questa opinione. Calamandrei individua il problema di fondo, che è quello della diversità dei diritti sociali rispetto ai diritti individuali. E presenta una soluzione che forse è, in quanto tale, abbastanza datata, perché pur cambiando posizione da un iniziale favore nel corso della Costituente, tuttavia arriva alla conclusione dell'opportunità di eliminare il richiamo ai diritti sociali, in quanto a suo avviso essi sarebbero stati nient'altro che la proclamazione di un'esigenza e di una aspirazione, senza che ad essi potesse seguire un'effettiva realizzazione, perché discussione alla seconda sottocommissione, in verità però senza insistervi molto, perché ci trovammo subito isolati, qualche cosa che somigliasse ad una repubblica presidenziale, o perlomeno a un governo presidenziale in cui si riuscisse, con appositi espedienti costituzionali, a rendere più stabili e più durature le coalizioni. Aveva ragione o no Calamandrei a sostenere questa tesi?
Aveva ragione Calamandrei. Probabilmente Calamandrei allora aveva torto. Però in 40 anni ha finito per avere ragione. Perché dico questo? Nel 46-48, quando la Costituzione venne fatta, le forze politiche italiane erano profondamente divise fra di loro. E divise da una divisione di quelle pericolose, di quelle che io ho paura se vai al potere tu e tu hai paura se vado al potere io. Quando tra i partiti destinati ad essere l'uno maggioranza e l'altro opposizione si determina una frattura di questo genere, adottare un sistema di governo che consolida i poteri della maggioranza presenta il rischio di accentuare la frattura e di far venir meno quelle basi essenziali di convivenza e di accettazione delle stesse regole fondamentali che sono essenziali per il regime presidenziale. Cioè, i regimi presidenziali funzionano bene nei paesi in cui tutti, maggioranza e opposizione, sono d'accordo sulle regole fondamentali. L'Italia di quegli anni era un'Italia divisa in partiti che sulle regole fondamentali non erano d'accordo, e il problema della costruzione della democrazia italiana allora era quello di creare un tessuto nel quale poco alla volta tutti imparassero a riconoscersi nelle medesime regole del gioco. Quindi quello che Calamandrei temeva, dai governi deboli nascono le dittature, storicamente poteva essere temuto in quel momento da un sistema a governo forte. Ed in effetti la Costituzione a governo debole, che sicuramente tale era e tale è rimasta, negli anni 50, nella fase difficile in cui si è formata la convivenza, è servita a formarla la convivenza. C'era un governo, c'era un Parlamento nel quale i partiti si trovavano e dagli scontri spesso frequenti nelle piazze, spesso anche sanguinosi, si passava ad un Parlamento nel quale ci si trovava pian piano. La domanda che sorge dopo 40 anni, dopo un periodo nel quale nell'insieme le forze politiche e sociali italiane hanno imparato a convivere con la democrazia, e probabilmente si sta formando quel tessuto di valori omogenei, ecco, a questo punto la domanda di Calamandrei diventa molto più pertinente di quanto non lo fosse 40 anni fa. E oggi c'è da chiederci se in questa Repubblica istituzioni che servono più per rappresentare che non per governare sono istituzioni ancora attuali. La domanda di Calamandrei quindi era una domanda forse, come qualcuno ha detto, presbite, era una domanda che allora valeva molto meno di quanto non valga oggi. Nel 1955 Calamandrei si recò in Cina a capo di una delegazione formata da uomini di cultura di varia estrazione. Fu in quell'occasione che incontrò il figlio Franco, allora corrispondente dell'Unità. Franco così scrive nella prefazione ai diari del padre a proposito di quello che fu il loro ultimo incontro. L'ultima volta che lo incontrai, nell'ottobre del 55 a Shanghai, parlammo per ore a quattro occhi nella sua camera d'albergo. La fiducia di mio padre e la mia, che un mondo migliore stava venendo, di emancipazione degli uomini e dei popoli, si confrontarono quel giorno nel colloquio più concorde che avessimo mai avuto. Calamandrei morì il 27 settembre del 1956. Vicino a lui la compagna della sua vita Ada, sposata 40 anni prima, che condivise le sue ansie e le sue gioie e che così la definì in una lettera. Tu sei quello che veramente conta, che veramente resta. Così scrisse Enzo Enriquez Agnoletti di Calamandrei. Letterato, umorista, giurista, avvocato, professore, parlamentare, sempre scrittore e uomo privato, ci pare che abbia una sua unità. Che il letterato scriva, descriva, dipinga ritratti, situazioni, paesaggi, avvenimenti e drammi, ma sempre senza abbandonarsi mai all'oggetto, al discorso, all'opera d'arte, sempre per scoprire qualche cosa al di là, qualche cosa della società umana in tutti i suoi aspetti, come se sempre volesse prepararsi a proporne una migliore. Uomo, scrittore e giurista. Innanzitutto cittadino della città futura che ha avuto in animo e per cui ha combattuto e testimoniato. Eppure uomo moderno, con la mestizia solitaria, la chiarezza del pensiero e della ragione, il riso anti-idolatrico che serve anch'esso a rompere pregiudizi,
e a liberar l'animo dalla paura ancestrale. Dello spirito ironico dei fiorentini, Calamandrei dava questa interpretazione in una conferenza ripetuta in quattro città svizzere ad un anno dalla morte. Si dice ancora che un fiorentino è pronto a rinunciare a un'amicizia pur di non rinunciare a un motto di spirito. Una delle gioie del fiorentino è quella di guardare i suoi simili e magari se stesso, come se fossero caricature viventi. Di cogliere con una chiarezza irriverente, talvolta spietata, gli aspetti ridicoli di un personaggio o di un caso. E questo, vedete, non per cattiveria, non per malignità, ma quasi per tenere in esercizio questo dono di vederci chiaro, di non lasciarsi illudere dalle finzioni del conformismo. Sotto questo motteggiare c'è un fondo di serietà e di mestizia. Spesso il riso è un modo per nascondere il pianto, una forma di riservatezza, di discrezione, di pudore, per non mettersi a parlare di quelle realtà gravi e pudiche che sono il dolore e la morte. Dolce città Firenze, piena di incanto, ma è un pensoso incanto. Non è un incanto fatto per stordirsi e per dimenticare, ma è un incanto consapevole, memore, responsabile. Anche il paesaggio toscano, con quelle pietre e quei cipressi e quegli ulivi, è un paesaggio pieno di limpida grazia, ma anche di chiaroveggente mestizia. Non per nulla i cipressi, che sono gli alberi fatti per le ville, sono anche gli alberi fatti per i viali dei cimiteri. La gente toscana, è stato osservato giustamente, si è sempre inorgoglita di guardare in viso la morte. Il pensiero della morte è come disciolto nell'aria di questo paesaggio cristallino. I caratteri essenziali dell'uomo libero, lei così ha scritto, sono essenzialmente il bisogno di verità e la fede nella ragione. Si può applicare questa definizione a Calamandrei? Quale fu il suo messaggio politico e culturale? Il messaggio dell'uomo libero. Dell'uomo libero che non aveva però dimenticato che la libertà non può essere scompagnata dalla giustizia, libertà dall'uguaglianza. Egli rientra in quel filone di pensiero che era stato ispirato da Rosselli, da Carlo Rosselli, che aveva scritto nell'esilio in Francia un libro fondamentale intitolato Socialismo liberale, ma era in parte lo stesso filone della rivoluzione liberale di Govetti, vale dire un ideale di libertà più avanzato, che non era soltanto la libertà degli antichi, potremmo dire, ma era la libertà dei moderni, o come io una volta l'ho chiamata, la libertà dei posteri, vale dire una libertà che doveva comprendere, tenuto fra i suoi valori fondamentali, anche una più ampia giustizia sociale. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. Emilio Lussu, leader del Partito Sardo d'Azione, membro del comitato dirigente degli Aventiniani. Qual era il vostro programma d'azione? In verità, un programma politico l'Aventino non l'aveva. Il suo programma, con l'uscita dall'aula, consisteva nel negare la legalità del Parlamento fascista. Quindi il suo programma, semmai, era un programma negativo, non positivo. Voleva essere la rivolta morale integrale contro il regime fascista.
E in questo senso bisogna riconoscere che ebbe un'immensa ripercussione nel paese. Immensa. Però era troppo poco. Troppo poco. Machiavelli nel Principe, se non mi sbaglio, dice: tutti i profeti armati vinsero, li disarmati ruinorno. E fu il caso nostro allora. Piero Gobetti, direttore della rivista Rivoluzione Liberale, propone che l'Aventino si costituisca in Parlamento straordinario e dichiari illegittimo il governo presieduto da Mussolini. Ma Giovanni Amendola e altri leaders aventiniani temono che una ribellione aperta, promossa contro la volontà del re, porti a una sicura sconfitta. L'Aventino resta fuori dal Parlamento, preme perché il re si muova, perché destituisca Mussolini. Ma il sovrano attende. Sono cieco e sordo, si limita a dire. I miei occhi e le mie orecchie sono solo la Camera e il Senato. Le invocazioni e le proteste degli aventiniani rimangono senza risposta. Aldo Rossini, leader dell'Associazione Nazionale Combattenti, monarchico, già membro del governo FACTA, non aderì all'Aventino. Rimase in aula in posizione di attesa. Si ipotizzò in quel momento una soluzione extraparlamentare della crisi. Cosa può dirci in proposito? A questo riguardo devo dire che nel mese di ottobre del 1924 io ebbi l'onore di essere designato dai vecchi compagni d'arme della Brigata Re, primo e secondo fanteria, delle vecchie cravatte rosse, a commemorare il terzo centenario della Brigata Re a Udine davanti al sovrano. Il re, che era stato comandante, si commosse molto. Alla sera il generale Cittadini mi disse: sono autorizzato a comunicarli in via riservata che se l'Aventino torna alla Camera, il re è disposto a dare alla crisi una soluzione extraparlamentare. Oronzo Reale, dirigente del Partito Repubblicano, aderì all'Aventino. Io devo dire che i repubblicani non ci credettero mai a questa possibilità e i fatti purtroppo dettero loro ragione. Ma era difficile sottrarsi alla solidarietà aventiniana, cioè a questa massiccia protesta parlamentare che si faceva portatrice della rivolta morale del paese. Perché i repubblicani si attendevano, speravano, anche senza così sentirsi molto sicuri in questa speranza, che questa rivolta nel paese producesse qualche cosa di diverso e di più sostanziale e di più radicale e di più concreto di quanto non potesse essere un intervento monarchico, che infatti mancò. Senatore Lussu, come spiega tanta fiducia in un intervento diretto e risolutivo della monarchia? L'Aventino, nella sua immensa maggioranza, era legalitario. E che in altri poteva aver fiducia se non nella monarchia? Se non che appare tutto chiaro quando si tenga presente la situazione di quell'epoca, cioè l'immensa maggioranza della borghesia era attorno alla corona e il re era quello che era, ma sapeva quel che voleva. Il re era disposto solo per un'azione di autorità. Dopo la grave crisi dell'estate del 24, tutto il fascismo è mobilitato in un'azione dimostrativa di sostegno al partito e a Mussolini. I deputati comunisti, che hanno aderito all'Aventino, se ne staccano. In novembre, alla riapertura del Parlamento, decidono di rientrare alla Camera. Umberto Terracini era tra quei deputati. Senatore, perché tornaste in Parlamento? L'uscita c'era di fronte a questi un altro gruppo di ministri che tirava nell'altro senso, cioè in quello di rimandare, di temporeggiare, di aspettare, Dio solo sa che. Emilio Lussu, deputato del Partito Sardo d'Azione. In quel periodo la situazione è questa. L'immensa maggioranza della borghesia attorno alla corona creava la soluzione della situazione di fronte alla minoranza dell'opposizione.
Ma questa maggioranza che risultava dall'accordo della borghesia con la monarchia ne poteva solo produrre un potere autoritario. E la marcia su Roma non è stata affatto un colpo di Stato fascista, è stato un colpo di Stato monarchico, nel senso che il re si è rifiutato di firmare lo Stato d'assedio, che tuttavia rappresentava una certa forza di resistenza legale al fascismo.